Torniamo in diretta da Roberzani 8:40. Lo ritroviamo, gli diamo il buongiorno, il ben trovato a Stefano Petrucci. Ciao Stefano, buongiorno. Ben trovati voi. Ciao Stefano, ciao. Sei stato bene senza di noi, sì, 20 giorni, Ti siamo mancati per niente, dai, ammettilo, Stefano Petrucci. Mi siete mancati molto, sono mancato molto in questo spazio di riflessione a 360 gradi. Sentivo prima, sposo anch'io il lodo Dario Bersani, Quale Stefano? Cristiano Ronaldo, è una passione che ci avevamo anche prima, da parecchi anni voi due portate avanti. Stefano l'ha condivisa da subito, devo dire, io l'ho condivisa con lui certamente, però ci troviamo a parlare di quello in tempi non sospetti, non è che abbiamo scoperto noi, però farci venire il dubbio, ma non è che questo sia proprio sia proprio completo in tutto e per tutto, direi che lo stia dimostrando, è più personaggio anche di Messi, anche io so, anche sull'antipatia di San Ronaldo avrei delle eccezioni, nel senso che me è antipatico sempre ai portieri avversari molto. Chi ce l'ha se lo tiene stretto, un personaggio così. Però forse è più antipatico Messi di Cristiano Ronaldo. Messi è un po' meno diretto. Ah, dai, un fasullone, lo sanno tutti. Questo non si nasconde, insomma, non fa mai niente per dissimulare, no, il suo carattere. Messi sembra è un finto buono, ne sa qualcosa anche lui, se dica che del resto si prenderà la medaglia del più grosso cretino della storia del calcio, perché uno che riesce ad andare a Barcellona e litiga con Messi è veramente uno che va premiato, insomma. L'ombre verticale. Non ci siamo sentiti in questi giorni, Stefano, però. Un qualcosa ancora relativo alla post derby ce l'aspettiamo da te, che riflessione ti senti di fare, calcistica, extra calcistica, sulle dichiarazioni spesso a sproposito che sono state rilasciate nelle ultime ore da alcuni protagonisti involontari o comici involontari? Beh, c'è un comico involontario che sta diventando sempre più pericoloso, perché visto che si vanta di avere un ruolo istituzionale a favore della Lazio, lui dovrebbe sempre precisare, dovrebbe essere obbligato proprio per legge a precisare quando si esprime per conto di quale Claudio Lotito parla, perché se parla da dirigente federale non può permettersi di dire le cose che ha detto prima e dopo il derby, con gli accenni ai bilanci che non sono un tema che lo riguardi minimamente, visto che tra l'altro ci sono anche istituzioni per fortuna più alte. Nel suo confronto basterebbe un nano per essere più alti dal punto di vista dell'immagine, ma ce ne sono queste istituzioni che possono verificare, stanno verificando alcune situazioni, la cosa non gli compete minimamente, al di là però dell'eleganza, lui è uno che sta sempre ben oltre che borderline nei confronti dei regolamenti, siccome ha una figura istituzionale non si può permettere, visto che si vanta pubblicamente e anche meno pubblicamente di avere ormai raggiunto anche il controllo di certe situazioni, di poter in qualche modo incidere anche sul destino, no, del calcio italiano, è imbarazzante che lui dica, che tra l'altro noi lo consideriamo una iattura, che è pronto a scommettere la presidenza perché è certo che la Roma non vincerà lo scudetto. Da cosa gli nasce questa, forse dal fatto che si è avvicinato al mondo arbitrale diversamente rispetto a prima, mi pare che insomma sul campo anche qualcosa si è intravisto quest'anno, quantomeno grossi danni la Lazio non ne ha subiti, insomma, ecco, però questo è un personaggio inquietante, che qualcuno se ne sia servito come strumento per poter innescare poi da vecchio tutto quello che sta succedendo, però questo è il calcio, insomma, ecco, si parlava, no, in altri termini di certe situazioni, certi personaggi, c'è chi li chiamava gli utili cretini, qui ci sono anche alcuni inutili cretini, ma anche molti cretini pericolosi, ed è un ambiente che sta diventando veramente, veramente urticante per tanti versi. Poi se vogliamo battere il record del ridicolo, non possiamo non parlare stamattina del Codacons, insomma, no? Con tutti i problemi che ci abbiamo. Io fossi Francesco Totti stamattina, farei una telefonata all'avvocato Coppi, a qualcuno dello studio Donucci, ci sono eccellenti avvocati, anche perché il danno, secondo me, perché l'intento, mi auguro involontario, diffamatorio di quella nota mi sembra più che evidente, insomma, tanto siccome Totti ha avuto anche un rapporto con un gestore telefonico importante, non so se è ancora un rapporto di sponsorizzazione che va avanti, non avrebbe credo nessuna difficoltà a dimostrare che di non avere in atto nessun tipo di interesse pubblicitario, e questo perché insomma quando si dice una cosa del genere si crea un danno a un calciatore, dato su una vicenda
che è piaciuta a livello universale, ci sono stati gli unici che hanno avuto qualcosa da ridire sono stati Lotito e il Codacons, insomma non credo che sia un caso. I casi di ulcera perforante con Augusto, dicevamo già da ieri, abbiamo visto degli episodi veramente. Sì, gente che invocava l'ammonizione per perdita di tempo, scandalizzata dal fatto che l'arbitro non l'avesse ammonito. Siamo quanto le soffrono queste cose, cioè li fanno impazzire, che poi a farle sia Totti. Sì. È la loro peggior condanna, da sempre. E poi a proposito di Roma, a proposito di Totti, Stefano, ok, le emozioni per quello che è stato, per il gesto tecnico e quant'altro, questo non significa però, almeno per quello che è il nostro punto di vista, che la Roma abbia risolto i problemi offensivi. No, non ha risolto nessuno dei suoi problemi, se non quello di aver riscoperto la forza e l'efficacia, che tra l'altro è anche un rischio a gioco lungo del suo capitano, il suo giocatore più importante, perché vista l'età che c'hanno non è pensabile che la Roma continui ad appoggiarsi sulle sue spalle in eterno, senza voltare pagina. Totti deve essere un di più, non può essere ancora una volta l'elemento determinante, quello che toglie le castagne dal fuoco. No, la partita ha avuto una reazione nel secondo tempo della Roma legata essenzialmente ai nervi, perché a livello di gioco si è visto ancora abbastanza poco rispetto a quello che avevamo negli occhi in altre situazioni, quest'anno con meno continuità, ma insomma anche quest'anno si è visto di meglio in certi momenti, e non parliamo poi dell'anno scorso. No, c'è una serie di problemi che sono abbastanza evidenti e che nell'ultimo periodo sono stati evidentemente mascherati dai risultati. Ma la Roma non ha continuità, la Roma non ha grande tenuta, la Roma ha soprattutto una tenuta nervosa che è inquietante, e chi ci aveva negli occhi certe partite si è ritrovato costretto con una formazione che, con tutto il rispetto, insomma è una buona squadra, ma non è certo un'avversaria da far tremare i polsi. Ha avuto il sospetto, addirittura il timore, che si potesse verificare un altro crollo come quello che c'è stato col Bayern di Monaco, e quello che c'è stato non numericamente per fortuna, ma nella sostanza sì, anche a Napoli, se finisce 7-0 invece che 7-1 non c'è proprio niente da dire, perché la partita è andata in quella maniera. Quindi c'è evidentemente molto da scavare, il gruppo non ha continuità e, ripeto, non ha tenuta. E poi certo ci sono dei problemi evidenti nel gioco d'attacco, si è un po' perso tempo a pensare ad altre cose. In realtà ci sono alcuni cali individuali sono evidenti, e anche la situazione che riguarda Maicon, ad esempio, è un problema che si riflette anche nel gioco del calcio. Cioè, se entriamo nel discorso individuale, questa è una città strana, no? Dove uno si fa una fama e va avanti a vita. Maicon in questa situazione è un problema per se stesso e per la Roma. E ci sono delle situazioni che sono emblematiche, nel senso che io credo che ci sia una grande incidenza anche dal punto di vista del rendimento per quanto riguarda l'ambiente. Questa è una città dove fino a una settimana fa ti dicevano che bisognava scambiare Strootman con Falcao, no? Ignorando il fatto che non si poteva manco fa, visto che Falcao il Manchester prima di scambiarlo con qualcuno deve comprarlo, cosa che non ha fatto, perché è ancora di un'altra società. E adesso tra un po' un'altra partita si dice che la pippa è da Ingolan, perché qui siamo a questi livelli, cioè non è che si può, cioè prima una settimana fa si era dimenticati che Strootman era il più grande centrocampista che c'era nel campionato insieme a Pogba fino all'incidente, poi si è scoperto da Ingolan e allora che serve Strootman, e adesso vedrete un po' ti diranno a che serve da Ingolan. No, ma poi si ricomincia il giro da De Rossi, poi ricominciamo a tutti e sei dobbiamo arrivare, quando tornerà Keita si riparte con lui. Sì, ma è questa questo purtroppo, perché Keita che era diventato più forte di Falcao. Nel frattempo aveva superato tutti insieme. Ecco, tutto questo, Stefano, la schizofrenia del pensiero mutevole e cangiante proprio, cioè qualcosa di continuo. Ricordavamo prima, ultime 8 partite della Roma, ultimi 2 mesi di campionato, quindi 720 minuti di partite in campionato, Mattia Destro ne gioca 227, ultime 4 partite, quindi 360 minuti, 27 minuti in campo, un decimo praticamente, 2 presenze da titolare, 3 spezzoni, 3 panchine, 0 gol. Ma dal punto di vista brutalmente si può dire che è stato un acquisto sbagliato, non perché Destro sia un giocatore impresentabile o perché non possa magari avere un'utilità in un'altra situazione, cioè un acquisto sbagliato per questa squadra. Cioè, questo è un giocatore che sta adesso, è stato scelto
non so manco per quale allenatore, perché quando la Roma ha preso manco sapeva probabilmente che l'allenatore sarebbe stato Zeman, e che Zeman non l'avrebbe preso avendo Svan, non perché non gli piaccia, sono convinto che lo farebbe giocare, lo farebbe anche segnare magari, ma il problema è che aveva Osvaldo e preferiva tecnicamente Osvaldo, e con questo allenatore non serve un giocatore come lui. Temo che serva poco un giocatore con quel carattere. Io sono molto deluso anche dall'involuzione tecnica che sta soffrendo, mi aspettavo una crescita che non c'è assolutamente stata. Dal punto di vista del carattere poi sono addirittura imbarazzato, perché penso che un ragazzo che ha quella forza, quelle caratteristiche, quel tipo di gioco dovrebbe comunque spaccare il mondo a prescindere dalle situazioni. Anzi, il tallone da killer rimane esattamente quello, Stefano, al di là di tutte le disposizioni. Credo, a maggior ragione perché sai questa situazione, perché capisco che non sentirsi stimati per chiunque, anche in un ambiente di lavoro normale. Non è facile, certo. Costruire un problema, però insomma lui reagisce in un modo, cioè anche l'altro giorno, è vero che non gioca mai, quando gioca ti pensi di vederlo in campo, insomma io non mi ricordo più quando è stato l'ultima volta che ha tirato in porta, e poi qualche occasione ce l'ha anche avuta, e questa è proprio una questione di atteggiamenti, cioè ti fa, tanto che guardate che anche al di Milan, che è l'unica squadra che in questo momento ha presentato un'offerta seria, una richiesta, perché non è che poi sia tanto seria dal punto di vista della consistenza, perché il Milan non vuol cacciare una lira, ma una delle cose su cui più si è battuto all'inizio è il non obbligo di riscatto, perché anche loro hanno qualche dubbio evidentemente, nel senso che il giocatore gli piace però lo vogliono vedere, cioè, un po' perché le fregature insomma negli anni, negli ultimi tempi hanno prese tante, a cominciare quella di Torres, ma insomma hanno delle grandi perplessità e sono i primi stimatori, forse gli unici in questo momento, perché per giugno magari si possono riaprire dei discorsi. Certo che la gestione di destro, e qui c'è qualche colpa anche Garcia, sicuramente ce l'ha la Roma, ma ce n'ha tanta soprattutto lui, e ha fatto sì che questo non c'ha più un mercato. All'estero non lo vuole nessuno, perché l'unica offerta che è arrivata è quella del Wolfsburg, che era una piazza dove tra l'altro adesso credo che se ti ripresenti manco ti ricevono, visto che il rischio è quello, è l'unica squadra che riesce in qualche modo a rimanere nella scia del Bayern di Monaco, ma lo puoi vendere solo in Italia, che è un problema. Sì, tra l'altro, Stefano, magari dico un'eresia perché c'è qualcosa a livello burocratico, a livello proprio finanziario, che mi sfugge. Al Milan pagarlo adesso o pagarlo a giugno non cambia nulla, perché il Milan è l'unica società di Serie A che chiude il bilancio il 31 dicembre. Quindi semmai ha qualcosa che può tornare utile alla Roma, ma al Milan prendere Mattia Destro e pagarlo per intero oggi, 10, 15, 20 che sono, o giugno, non cambia assolutamente nulla. No, non è adesso, perché il bilancio del Milan non si chiude il 30 giugno come tutte le società di Serie A, ma si chiude il 31 dicembre. Ma non vogliono pagarlo, questo è il problema. E non vogliono manco scambiarlo con le Sharawi, che sappia io, perché poi tra l'altro lì c'è un altro problema, che comunque è uno dei pochi giovani talenti che c'hanno in rosa, perché la squadra estremamente vecchia, cioè ci hanno spacciato per talento per un po' di ciglio, adesso è finita anche quella commedia, altri giocatori spacciati per dei fenomeni sono praticamente tutti scomparsi, c'è rimasto qualcuno ogni tanto, no, riciccia, come si chiamava quello col nome dell'est che ci avevano spacciato per un fenomeno, con un Kutuzov, dici tu? No, quello del ragazzo, una mezzala che all'inizio dell'anno sembrava che ci avesse dei numeri pazzeschi, è già completamente scomparso, adesso il nome non mi viene. Ma insomma è evidente che loro hanno grandi dubbi nel liberarsi di Sharawi, e Sharawi è sicuramente un talento, uno che ha 2000 problemi, c'ha una capoccia al di là della cresta che non è molto lontana da quelle di personaggi tipo Balotelli, lì sono specialisti, però evidentemente li cercano, li attirano con la calamita, non lo so, insomma, quindi il problema è, per i problemi di Sharawi sono tutti quanti extracampo. Però ripeto, il talento c'è, quindi prima di liberarsi di un giocatore così ci pensano 100 volte. E l'unico elemento che poteva forse smuovere un po' la Roma era il tentato destro, in questo momento te da zero, per provare a prendere uno che forse te da 0,1 almeno a livello di tecnica, ecco, visto che come carattere, ripeto, è un'altra scommessa pure Sharawi. Ma loro proprio in questo momento il Milan non ci pensa per niente a liberarsi, vuole destro ma non è disposto a, lo potrebbe scambiare con Pazzini, ma Beh, mi sembra giusto. Sì, grazie al Piffero, certo, insomma, cioè, evidente, insomma, ecco, ma lui e Sharawi vorrebbero tenerlo. Stefano, ti salutiamo ritrovandoti con piacere, leggendoti tra le varie dichiarazioni di Marcello Nicchi, presidente dell'AIA, uno che ha fatto drizzare i capelli a Dario Bersani. Se devo tenere il cappello da presidente, dovrei dire che era da ammonire Francesco Totti, ma l'arbitro Orsato ha avuto buon senso a non farlo, quindi tra tante cose accadute, dopo tutto quello è successo ieri, al San Paolo,
In una domenica direi discretamente inquinata dalle solite omissioni, dai soliti errori da matita blu. Il pensiero di Nicchi è andato a questa ammonizione, perché il selfie distruggerà il calcio e dunque è meritevole di biasimo. Cioè, veramente siamo, io penso, per me, per me lo fanno apposta, è una provocazione continua da parte di questi personaggi. Guarda, io dopo aver visto la presidenza di Abete pensavo fosse difficile trovare peggio, è arrivato Tavecchio. Ecco. Per raggiungere il fondo, ma non è mai detto, perché c'è sempre la possibilità di scavare, di andare ancora più giù, dove arriva Nicchi con gli arbitri. Adesso, io penso che un personaggio così, visto anche quello che riesce a combinare a livello regolamentare, mi domando per quale motivo non sia stato ancora allontanato, visto che insomma si permette di cambiare regole in corsa per avere la certezza di essere rieletto. Io penso che insomma che uno come questo è veramente è lo specchio della nostra classe arbitrale, la classe arbitrale di Tagliavento, dei Rocchi, insomma, di questi fenomeni. Agli atti di questo campionato, poi gli juventini dicessero quello che gli pare, che due partite contro quelle che sono oggettivamente dal punto di vista tecnico le peggiori avversarie della Juventus sono state decise. Il punteggio finale è stato determinato, quello della Roma è stato scritto proprio il risultato. Nel caso del Napoli il risultato l'ha scritto soprattutto l'arbitro. Io non lo so se quel gol viene legittimamente annullato come finisce la partita, probabilmente, anzi con tutta certezza non finisce 3-1 per la Juve, poi loro possono dire quello che gli pare. Noi siamo un po' stufi di sentire dire ogni volta analisi che partono col discorso adesso, ma lasciamo stare il discorso arbitrale. No, il discorso arbitrale nel calcio è tutto. Ho pazzito Benitez col suo ci può stare il loop l'altro ieri. Beh, insomma, no, ci può stare. Quindi in realtà è che il livello, beh, del resto se pensi che appunto che il numero uno è Nicchi, tutto il resto discende da quello. Stefano, appuntamento con te, rimandare a domani, noi ti ringraziamo, e poi da oggi dalle 14 in diretta qui in radio. Grazie a voi. Ciao, grazie, Stefano, grazie domani. Stefano Petrucci.